Ma io volevo celebrare un concetto di ristorazione toscana. Chiaramente molti americani che viaggiano in Italia, a Firenze, sanno e sapevano della cantinetta Antinori. Io volevo fare una cantina come concetto, però cantina di per sé non giustificava niente. E questa idea venne di chiamarlo il Cantinori perché fondamentalmente suonava toscano. Perché ricordati, il Cantinori era l'unico ristorante che fuori, quando c'era il tendò, sul davanti c'era scritto ristorante toscano, e noi italiani. Sono stato l'ambasciatore della cucina toscana in America, perché io sempre, quando io arrivai in America, c'era una certa cucina italiana che era di una generazione precedente. Veramente qui non c'era la cultura della cucina italiana come una cucina regionale. Noi sappiamo da italiani vivendo in Italia che i più grossi valori gastronomici sono nella regione, nei gusti regionali, dalla Toscana alla Sicilia, al Lazio, al Piemonte, alla Lombardia. Ci sono culture gastronomiche che appartengono alle regioni. Quindi per me di fare tutta questa erba un fascio e dire la cucina italiana non mi quadrava. Quindi essendo toscano, cresciuto toscano e amando la cucina toscana, ho voluto aprire un ristorante toscano. Diciamo che la cucina italiana fatta dagli italiani in America ha migliorato molto dagli anni 80. Negli anni 80 eravamo solo in 5-6 pazzi masochisti scatenati a fare una cucina regionale importando ingredienti dall'Italia, cose che non esistevano sul mercato italiano. Chiaramente noi, essendo stati pionieri di questa rivoluzione gastronomica, eventualmente il consumatore americano ha risposto in maniera positiva, quindi ha creato quella domanda, quella richiesta di prodotti che eventualmente nel giro di 10-15 anni è diventato un fatto di consumo comune per quanto riguarda tutti gli americani. Quindi questo ha creato un'apertura di prodotti italiani anche a ristoranti americani, francesi, e chiaramente poi altri chef più giovani sono arrivati. Quindi diciamo la cucina in Italia, a New York, nonostante molti italiani vengano in America e non vengono con quella diffidenza provinciale così classica di noi italiani, credendo che non si mangi bene in America cucina italiana, invece ci sono tanti ristoranti italiani in America dove si mangia meglio di tanti ristoranti italiani in Italia, e questo lo metto per iscritto.